Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Jump Force e oggi dovremo scontrarci con dei tizi dallo sguardo gelido. Quindi abbiamo il signor Toshiro, poi abbiamo Kurapika, veniva Killua ma è Kurapika, e il signor Gar. Allora, visto che di là c'era lo sguardo di ghiaccio, io ho preso gente di fuoco, no? Come Sabo, Sanji e il signorino Shishio, che sono tutti fuocherellosi. Ma che fastidio è, mamma mia! Ma cos'era quella entrata? Cioè, uno ha fatto una difesa bassa quasi in ginocchio e l'altro ha tirato un calcio volante, ma porca miseria. Ma non si sono presi per 7-8 metri, ma è possibile che nessuno l'ha vista sta roba e gli ha detto guarda che fa schifo, sistemala? Ma non è possibile, non ci credo. Se poi mi dite l'hanno vista ma ignorata è un altro discorso, ma cioè non è possibile che nessuno se ne è accorto. E va bene. Maledetto Toshiro. E te ne stai buono, Toshiro. Niente, sono già morta. Sanji, mi dispiace, abbiamo rotto tutto il tuo vestitino. Mi dispiace un sacco. Madamada. Yeah. E allora? Arriva. Vendetta, vendetta. Vendettissimo. Ci hai provato, eh? Yeah! Quei muton shotti. Vorrei mandare Sabito, ma ho paura che tiri la special quel maledetto lì. Lo mando ora! Non l'ho preso! Prego, prego. Ecco qua, yeah. Ma sapete che io di Sabo adoro di più questi attacchi tra virgolette draconici che quelli di fuoco? Sono bellissimi questi attacchi draconici. Sono veramente fieri. Non sentirò nulla. Non è vero, starò benissimo. Vedi? Mettiti giù, mettiti giù. No, si è difeso, ce l'ha fatta. Credevo di fare in tempo. Maledizione. Toshiro, non qui. No, Toshiro, piano. Con delicatezza. Con calma. E qui dobbiamo caricare, dobbiamo fare cose. Io ho sbagliato. Fortissimo, ho sbagliato. Niente. Posso? Grazie. No, non l'ha preso. Credevo, speravo ci atterrasse sopra nel momento giusto. Invece no, e questa roba non è interrompibile perché io stavo facendo un attacco caricato, va bene. Niente, sta roba non va a segno, è inutile. Non c'è verso di farla andare a segno oggi, va bene, cambio. Bello anche Shishio con le sue lame infuocatissime. E ora c'è da stare attenti perché quello lì ha la special, come al solito. E infatti, vedi? Si vedeva dal passo deciso che voleva fare qualcosa del genere, me ne sono accorta. È arrivato troppo perfetto, dritto, tutto durissimo. Vedi? Io però adesso ho paura di ucciderlo, quindi farò una combo. Che saltone e basta. Mi lanci una catena? No, non lo fa. Ma dovrei prenderlo però, non è in difesa. Perché devo essere molto vicino con questo attacco. Ok, l'ho preso. Bello, bello questo attacco, ma veramente se lo fa sulla punta dei piedi. Devi essergli in faccia il nemico per mandarlo a segno. Tutti un po' rottini, ma ci sta, dai. Ah, giustamente, perché non ho finito in perfect, ma con Toshiro come fai? Passa in mezzo tutto lui. Susano perfetto. Interessante questa cosa, i Susani perfetti, vedi? Con Madara, con il signor Sasuke e l'allenatore Kakashi. È stato più forte di me, il Susano perfetto è andato contro il Saiyan perfetto, mi dispiace, è successo questo. È successo questo.
E io sto iniziando ad avere nel retro della mia testa questa malsana idea di diventare blu. Tutte le volte io non li devo usare, Saiyan, perché sennò ho sempre queste malsane idee. Goku, toccherà a te questa volta farti menare fortissimo, perché faccio sempre con Vegeta. Stavolta sarei tu a prenderle fortissimo e a diventare blu già da subito. Perché blu è bello, blu è fico. E quindi Madara, fai del tuo peggio. Prego. 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 Dovrei impegnarti un po' di più di così, Madara. Sì, decisamente. No, no, devi fare di peggio, Madara. Sasuke, fagli vedere come si fa, che non è capace con lui. Fagli vedere come si fa. Dai, Sasuke. Ah, vengo a prenderla, aspetta. Eccomi. Ci corro tutto incontro. Ci corro proprio in faccia, tranquillo. Un pugnetto però te lo devo tirare, dai. No? Vabbè, se stai proprio fermo, non è che, cioè, posso stare lì e ignorare io, cioè, ho del tempo da seguire. Abbiamo un cronometro che scende. Prego. Che figata, faceva roteare i kunai, bello. Vai, Kakashi, spagalo tutto, Goku. Picchialo fortissimo. E non so quanto danno mi faccia sta roba. Già così in difesa mi ha fatto malissimo. Mi tiri un paio di pugni standard, per favore. Sei di quelli piccoli, grazie. Grazie, gentile. Perfetto, basta, basta. Gentilissimo. Ok. Stava la fermo, che dovevo fare? Andiamo, andiamo. Eh no. Madò, gli ho tirato un'onda. Ah no, beh, però qualche calcio gliel'ho tirato anche prima, è vero. Direi anche di no, eh. Vai col Kaioken blu. Non ucciderlo, non ucciderlo, non ucciderlo, non ucciderlo. Ok, ok, ok. Arrivo, arrivo. No. Hai sbagliato tutto tu nella tua vita, lo sai? Ma tutto proprio. Ma perché è tornato normale? Scusami. Ah, perché poi diventa super. Ma che stupidaggine incredibile è questa. Che ora diventa blu. Ma guarda te, guarda. Che stupidaggine incredibile. E fargliela tirare direttamente blu. Cioè, ok, non si trasforma. Però lo facevi, che ne so, mettigli Kaioken piuttosto. Che ne so. Ma che orribilanza. Perché uno da blu deve diventare normale per poi tornare in blu. Ha senso, ha senso. Tutto molto senso. Vai, Vegito. Ma scusatemi un attimo, sta musica? Me l'ero persa tutta perché ero concentrata a non prendere danno con Goku. Mi sono persa la musica fichissima che c'è sotto. Ma è bellissima. Ma è un host di Naruto? Bellissima. Fa anche un po' Dark Souls in realtà, eh. Veramente molto bella. Faccio i salti incredibili. Ora faccio un po' di gestacci con le mani. Niente, l'ha schivato. Ora li rifaccio. Fermi tutti. Faccio i gestacci con le mani. Eri in difesa, eh. Ammetto che ho visto anch'io che è uscito. Sono usciti quei cosi di difesa. Non so come l'ho colpito. L'ha tolta forse. Non so perché. Però eri in difesa, ma l'ho colpito. Va bene. Ma che bella sta musica. Ho preso A anche se ho fatto la figaggine. Ma fa niente. Sappiamo che questo gioco dà i voti a caso, non perché fai le figaggini. Una ferita aperta, abbiamo... Una ferita aperta, abbiamo Grigio, Rufy e Kenshiro. Ma perché sono pieni di cicatrici e uno ha un buco nella pancia? È per questo che ci sono le ferite aperte? E qui ci hanno dato Toshiro, Vegeta e Sabo, perché il randomico è bello, il randomico è randomico soprattutto. Tantissimo. Ma dai! Avrebbe dovuto tagliarsi il pipino, io dico solo questo, eh. Era proprio lì la spada, dritta, e si è fermata magia, ma era dritta lì. Io starei molto attento, Grimjo, eh. Molto. Se non vuoi diventare Lady Grimjo, starei molto attento.
Ti dico solo questo. Sì. A difendermi in quel modo lì. E vabbè, è rottissimo, signorino. Yeah. Non ti inseguirò mai nella vita, ma mai proprio. Ah, speravo di colpirlo. Ma visto che sto facendo la figaggine del no damage, direi di andare avanti con il no damage. Perché no? Yeah. Cioè, è fatta, guarda. È fatta. Preso. Pessimo tempismo, caro del mio amico Kenshiro. Non diventerò blu stavolta. Però mi ha fatto danno, non è possibile. Mi ha tolto un HP. Me ne sono accorta alla fine. Che fastidio. È perché mi ha colpito pure lui, quindi. Che fastidio, Ken. Maledetto tu. Che palle. Bravissimo. Subirai l'ira di Messi. Non del principe Saiyan, perché non diventerà blu. Non c'ha voglia. Però l'ira di Messi la subisci. Mamma mia, se la subisci. Grimjo, fai qualcosa però. Tu hai grandi seri. Perché non ha fatto l'attacco? Fermi tutti. Ok, prima non l'ha fatto, perché? Falla capire. Non aveva voglia, va bene? Yeah, devo però prendere danno se voglio fare un po' di special, prego. Ok, e là là, quanto mi hanno caricato? Nani, un tubo. Carica. E dai. Ripeto, Nani, un tubo. Yeah. Questo l'ha imparato da Ace. Ecco fatto. Mi piace perché su World Seeker in qualche episodio fa c'è stato Rufy che diceva: Sabo, io ti batto quando voglio. E qui l'abbiamo invece devastato alla follia. Povero Rufy. Niente, la mia S è stata rovinata da un HP di danno fatto da Kenshiro, che per quanto fico è, ha fatto proprio il danno alla fine, maledetto lui. L'ultima, shock elettrizzante. Abbiamo il signorino Traffy, abbiamo Killua e abbiamo... Sasuke. Perché ha il Rasengan. E quando il sole non c'è, i vampiri ballano con Pegasus e dai, abbiamo messo Dio, perché ci sta sempre bene, Dio. Ma là sullo sfondo c'è l'Ovon, l'ho notata solo ora, ma è possibile? Tra l'altro con quali occhi? Ha dei raggi incredibili, dei faria, incredibili negli occhi. Mamma mia, è inguardabile. Preferivo non notarla, guarda. Nell'ignoranza stavo meglio. Ci hai provato? E invece... Arrivo! Oh, meno male. Meno male, così almeno tu non hai attacchi che passano in mezzo alle difese, visto che sta andando tutto alla grande per ora. Vorrei evitare di prendere danno, se si può. Bisogna stare attento alle barre, perché tu hai le barre cariche. Ecco, infatti, era ovvio. Ecco qua. Yeah. Fai un testino nella sabbia. Vai. Ha già le barre di nuovo, no? Ok, stiamo molto attenti. Carico, ora ce li ha. Esatto. Yeah. Vai con la roteata incollosa. Va che bella. Fatta. No damage. Però adesso... Che andiamo? Andiamo no damage pure anche questo, dai. Vediamo cosa succede a fare due round no damage. Vai, fatta. Magari ci dà S lo stesso, non c'è bisogno di fare la special. Io non so. Sembra che queste cose non mi facciano danno. Ecco, niente, l'hanno fatto. C'era troppa roba. Qualcosa sulla faccia mi è arrivato. Fa niente, niente più no damage. Allora adesso ci facciamo colpire un po' per fare il savardo del signorino, poi.
Prego. Ma sì, dai, facciamoci colpire da questo. E ora mi sciotta. No, non mi ha sciottato, mi ha dato le barre giuste e giuste. Guarda che bello. Grazie, Sasuke, ti vivi. Però ora ti voglio talmente tanto bene che ti faccio menare dal signorino Dio. Yeah. No, oh, fai molto ca... Ma ero in difesa, scusami. Ma il mio stand è fasullo, non funziona? Fammi capire. Uno stand falso? Non difende? Ci hai provato, Ma quando uso Dio, se lo stand funziona, funziona. Il problema è che deve funzionare, sennò sono a metà dell'opera se non funziona. Ma sai cosa? Io faccio pure questo, ok. Crepi l'avarizia. Fai, fai. Eccolo. Mamma mia, era un po' che non la vedevo questa mia mancata. Povero dai, tutto rotto. Vabbè, fa niente, capita. Intanto succede che prendi un po' di botte sulla faccia. Ma tutto tempra. Quello che non ti uccide ti tempra. Ho preso esse, vedi? Quindi il segreto è questo, fare dei round no damage e poi finire la partita con la finisher, oppure avere un personaggio come Dio che ti fa 78 miliardi di colpi nella frazione del secondo e tu prendi S perché ti danno tanti punti perché sei stato tanto veloce e tanto bravo. Invece quando fai la figaggine del mi faccio uccidere a inizio round, rimango con un HP, divento blu e vinco, no, quello fa schifo, sei un perdente, fai schifo e devi prendere C, neanche B, devi prendere C. Queste sono le magie dei punteggi su Jump Force, perché il gioco è fatto bene. Comunque, come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.